quando vado al tavolo e dico ciao, sono Michele Casadei Massari, tutti mi dicono ma tu sei italiano? Ecco, io lì mi sento che ho aperto una conversazione, che ho fatto cultura. In quel momento l'accento bolognese si rimarca e parlo dei portici e parlo dei colori. Tramite una tagliatella, uno scambio di pareri su un ragù, io faccio la storia e racconto la storia. Non sono andato all'estero con premeditazione o per scappare o per sfuggire o per trovare qualcosa di meglio, perché io vengo da un posto che amo moltissimo, è la terra in cui sono nato, è una terra piena di sognatori e di grandi caratteri e di grandissimo cibo e di grandissima cultura. Non c'è un piano di determinazione di io andrò all'estero, non è il mio caso. Ci sono predisposizioni, ci sono momenti in cui senti che il contesto è un pochino più là, un pochino più spostato. Credo che fosse un'esigenza più che altro mentale, un po' come quando uno scrittore si accinge a comporre il suo libro. Di solito trova uno spazio nella casa o a volte va all'estero. Io ho pensato di scrivere un'altra parte e un altro capitolo in un altro contesto. Fin da bambino ho frequentato l'America per ragioni di famiglia e mi è entrata dentro. E per arrivare in America sono sempre passato da New York City. Credo che da qualche parte avesse iniziato ad avvicinarsi al mio cuore e anche alla testa questa città che mi ha sempre accolto in modo diverso, ma sempre con una parabola di stupore, di opportunità, ma soprattutto con una malinconia ogni volta che partivo. E quindi New York non si sceglie, mi ha destinato e mi ha portato qua. Dopo aver condiviso per l'ennesima volta la ricetta del nostro ragù, che non sono tutte ricche di burro e di panna le nostre ricette, arriva l'immancabile domanda: ma ti manca l'Italia? No, perché io l'Italia non l'ho mai lasciata, io non ho deciso di andare via, non ho preso una nave che ci ha messo 40 giorni, l'Italia è qui, è su questa spalla, è su quell'altra spalla, nel modo in cui cammino, è con voi, non mi manca perché io sono in Italia. Non c'è una telefonata che mia mamma non mi chieda: amore della mamma, quando torni in Italia? E io le rispondo: ma io sono lì mamma, non sono andato via da nessuna parte, il ritorno prevede di essersene andati, io mi sono messo in un altro contesto, ma sono in Italia, devo tornare? Ma no, dai, sto ancora un po' qua. Mai ci fu chiamata e email più emozionante e in qualche modo inaspettata ma desideratissima quanto la chiamata del parmigiano reggiano come brand ambassador. Un'emozione, un senso di aver toccato qualcosa che ti appartiene e non lo dico mai, ma un senso di essere proprio al posto giusto.